Amiche e amici sportivi, bentrovati all'appuntamento con il basket femminile, la partita, la seconda giornata di ritorno che vi raccontiamo questa sera. Intanto bentrovati da Gianfranco Galanti tra Gesam Gas Lucca, ospite del Famila Vuber Schio alla Pala Campagnola. Andiamo a dare lettura dei due quintetti in campo. La partita è proprio appena cominciata con Lucca che ha perso il possesso della palla, che schiera Reggiani, Milic, Crippa, Complet e Pedersen. Rispondono le campionesse d'Italia con Zliskovic che appunto cede la palla a Chicca, Macchi, Jacobù, Masciadri. In cabina di regia Giulia Gatti. Primo fallo per questa seconda giornata appunto di ritorno del campionato di A1, commesso ai danni di Isabel Jacobù, crediamo autrice del fallo Kyla Pedersen. Intanto Schio con Chiccamacchi per Giulia Gatti. Il giro di palla di Schio, ancora Zliskovic in post alto, ancora Chiccamacchi, lo scarico, il tiro di Masciadri sulla sirena. I primi due punti dopo circa un minuto di gioco, per cui Famila Vuber Schio 2, Gesam Gas Lucca 0. Recupera la palla Giulia Gatti, poi il possesso conteso con Milic, Nicolina Milic. Il possesso alternato premia in questa prima occasione la squadra di casa, quindi Masciadri ancora per Macchi. Ancora la giocatrice di Schio in palleggio, davanti a lei Martina Crippa, poi recupera palla Kyla Pedersen, va ad appoggiare comoda, ma invece no, sbaglia, anche di clamoroso questo errore della statunitense. Poi c'è un'infrazione fischiata a Macchi, crediamo passi, c'era stata l'opposizione di Martina Crippa che si era appunto messa a disturbare la penetrazione di Macchi. Nulla di fatto, dunque ancora 2-0 dopo due minuti dall'inizio del match, con Lucca in possesso palla. Martina Crippa contro Masciadri, le due nazionali compagne in azzurro, Crippa e Masciadri. Il tiro fuori di Lucca con Milic non va, rimbalzo Schio con Giulia Gatti che può gestire il pallone, passaggio schiacciato per Zliskovic, la palla di ritorno e il fallo. Vediamo se riusciamo a capire di chi, del numero 11 Erika Reggiani, una delle ex, ce n'è più di qualcuno in questa partita. Allora andiamo con ordine, con Reggiani ed Ercoli, ex Orange, hanno vestito nella passata stagione la maglia del Famila Vuber Schio. Dalla parte di Schio intanto il tiro di Macchi prende il primo ferro, poi la palla che si inerpica proprio sulla tabella e va a insaccarsi, quindi Schio 4, Lucca 0. Dicevamo il capitolo della ex, dalle parti di Schio fallo intanto di Giulia Gatti, c'è Laura Spreafico e Catherine Ress che hanno vestito la maglia di Lucca allenata da coach Diamanti. Intanto Crippa, il gioco impostato da Reggiani, su di lei Gatti, il tiro dalla media distanza di Milic, quindi 4 Schio 2 per Lucca con Giulia Gatti. Jacobù, una delle attese di questa partita, Isabel Jacobù appena arrivata alla corte di Miguel Mendez, proprio lei a commettere il primo fallo di Schio, anzi il secondo, il primo l'ha commesso Giulia Gatti. Il fallo in attacco per la giocatrice francese arrivata dalla Cina con qualche vicissitudine molto particolare, ne lo racconteremo magari più avanti. Intanto Reggiani in penetrazione, lo scarico molto buono per Milic che va a mettere il quarto punto di Lucca e pareggia dunque
in questo prima parte del primo quarto. Gatti in pressione su di lei, Erika Reggiani, lo scarico fuori, il tiro, praticamente un tiro libero in movimento di Zliskovic, quindi 6 Schio, 4 Lucca. La palla ancora per Martina Crippa, veterana del campionato italiano, prima di approdare a Lucca. Intanto altri 2 punti per la formazione toscana, ancora Milic, che sembra avere la mano calda. La penetrazione di Gatti, lo scarico fuori in qualche modo per Masciadri. Macchi, lo scarico poi non proprio efficacissimo per Zliskovic, ha intercettato proprio Martina Crippa, che a proposito di ex, prima di arrivare a Lucca, ha giocato in quella che era l'antischio fino a qualche tempo fa, prima che fosse proprio Lucca a vestire i panni della formazione antagonista alla squadra scledense, e quindi stiamo parlando ovviamente del Crastaranto. Intanto sono ritornati sui propri passi 3 arbitri che andiamo a identificare con Chiara Maschietto, Marco Rudelat e Corrado Trifiletti, e quindi rimessa per Luca. Il gioco lontano dal canestro, il fallo di Giulia Gatti, secondo fallo su Milic, è il secondo fallo di Giulia Gatti. Quindi rimessa Lucca, terzo fallo di Schio in questo primo quarto. Ancora Erika Reggiani che prova ad andare in penetrazione, chiama a sé gli avversari, la tripla di Complet, 6 Schio, 9 Lucca, primo vantaggio della formazione ospite qui alla Pala Campagnola. Ancora una palla recuperata da parte di Lucca e ancora altri 2 punti, quindi 6 Schio, 11 più 5, mini break per Lucca. Abbiamo appena passato la metà del primo quarto. Macchi prende il blocco di Jacobù. Ancora il gioco con Masciadri, poi Macchi prova ad andare in penetrazione, il fallo di Lucca fischiato alla numero 19, Eva Complet, autrice poc'anzi di una tripla che ha decretato questo mini break di vantaggio per la Gesam Gas Lucca. Esce Giulia Gatti, entra Giorgia Sottana. Questa è una partita importante per Sottana, che rientra dopo un infortunio che l'ha tenuta lontana nelle ultime partite di Schio. Il tiro di Sottana che va subito a segno, quindi 8 Schio, 11 Lucca. Reggiani prova l'assist, l'intercetto di Sottana, va in transizione Macchi, ma le viene assegnato un fallo di sfondamento su Erika Reggiani, sul scivolamento di Reggiani. Non è ovviamente d'accordo il pubblico di Schio, una chiamata che forse poteva starci, non sembrava poi così immobile Reggiani. In ogni caso, 8 Schio, 11 Lucca. Reggiani va in penetrazione, va a segno. La giovane playmaker pesarese, per lei prima dell'esperienza di Schio, stagione con il Club Italia, la formazione che raccoglieva, è stato un po' un esperimento. Intanto la tripla di Masciadri va sul ferro, un esperimento della FIP che ha raccolto le migliori giovani giocatrici e poi le ha lanciate nei campionati di più alto rango, poi l'approdo di Reggiani a Schio e adesso l'esperienza a Lucca. Intanto botta e risposta, Lucca Schio, prima Jacobù, poi Complet, 10 Schio, 15 Lucca, quindi ancora in vantaggio la Gesam Gas, 10-15. L'assist sotto canestro di Jacobù non è proprio il suo fondamentale, ma è riuscito bene in questo frangente, 12 Schio, 15 Lucca, e poi ancora il canestro
di Martina Crippa per i suoi primi 2 punti, anche qui un po' di aiuto da parte del canestro. Sottana intanto la sua penetrazione, l'arresto e il tiro, ritmi abbastanza alti in questa prima parte di gara. 14-17, vedete Coach Diamanti a bordo campo che si fa sentire. Esce intanto Raffaella Masciad, rientra Jolene Henderson. Tra le straniere di Schio non c'è Onti. Intanto un po' di proteste da parte della panchina di Lucca. Cercheremo di capire il perché di questa vivacità dei dirigenti di Lucca. Ecco Diamanti che sta proprio parlando con uno dei tre arbitri. Arresto e tiro di Crippa, questa volta non va. C'è qualcosa che non va, anche Lidia Gorlin sta interloquendo con il tavolo. Probabilmente c'è un difetto. Intanto 2 punti di Isabel Iacobù. E allora svegliamo l'arcano, ce ne siamo accorti anche noi, con il fallo fischiato a Schio, il fallo fischiato nel precedente difesa, che probabilmente è il quinto fallo di squadra, ma gli arbitri hanno fatto riprendere con una rimessa invece di mandare in lunetta Lucca. Quindi adesso cerchiamo di capire come si evolverà la situazione. Vedete l'arbitro che va a parlare con Coach Diamanti e Coach Miguel Mendez. Si stanno spiegando, si riprenderà, vediamo qual è la decisione dei due arbitri. Scuote la testa Diamanti, è una situazione un po' inedita in effetti. Vanno a consulto un forum praticamente in campo per la terna arbitrale. Vediamo un po' come risolveranno questa querelle che si è creata. E dunque con Schio in bonus ci saranno 2 tiri liberi per Lucca, che dunque sul 16-17 può andare a ad incrementare il proprio vantaggio con Martina Crippa in lunetta. C'è stato un errore degli arbitri, hanno deciso di risolverla così. È una decisione che così un po' a riparare una mancanza. In più rimessa per, vediamo, rimessa per Schio. Vediamo, c'è ancora un po' di confusione, non ne vengono certo fuori benissimo i tre arbitri. Mendez ci ha provato anche Giustino Altobelli andare a parlare con gli arbitri. Vediamo come ne verranno fuori. Eh sì, insomma, c'è un po' di imbarazzo per questa situazione che si è creata. Una lunga pausa che sta così creando un pochino di incertezza su quello che è l'andamento del match. Si riprende con una rimessa per Lucca. Probabilmente pensando al canestro di Iacobù, nonostante i 2 tiri liberi di Crippa, si riprende con il possesso di Lucca, che quindi con i 2 tiri liberi di Crippa va sul 16-19. Intercetta la palla Giorgia Sottana, e quindi Schio che si porta sul -1, 18-19. C'è un timeout chiamato dal campo.
Si torna a giocare con rimessa per la Jesam Gas Lucca. Allora, entra Ercoli al posto di Milic. Vediamo l'attacco gestito da Erika Reggiani con Kayla Pedersen. Ancora per Reggiani, ancora la giovane play di Coach Diamanti. Non va il tiro e poi Ticcamacchi. Per Iacobù c'è il fallo di Ercoli, non è proprio convinta la giocatrice di Gualdo Tadino, che di recente ha avuto proprio la prima esperienza con la nazionale senior di Roberto Ricchini, qua proprio sul parquet di Schio. Iacobù, il movimento in rotazione che decreta il 20° punto per Schio, che quindi ritorna a comandare le sorti del match. 20 Schio, 19 Lucca. Reggiani per la bomba che non va, poi un po' di confusione a provare il tiro, era stata completa, che a inizio partita aveva piazzato un'ottima tripla. Intanto Erika Reggiani viene pressata da tre giocatrici chiusi nella gabbia orange. Reggiani perde palla, Sottana. Il movimento spettacolare di Giorgia Sottana, quindi più 3, Schio 22-19. Ancora Reggiani, chiama lo schema, si alza Ercoli, ma la palla arriva a Complet. Davanti a lei Macchi, Crippa, prova il piazzato, va a segno. 22-21, ancora per Schio, a portare palla incredibile è Isabel Iacobù, poi si ferma, non è proprio il suo mestiere, ha già fornito un assist, possiamo definirla anche più che soddisfatta per quanto riguarda gli straordinari passi fischiati a Isabel Iacobù. Non è troppo soddisfatta della chiamata, forse voleva canestro e fallo, non è così. Dunque, rimessa Lucca ancora con Erika Reggiani. Su di lei Sottana, il blocco di Ercoli, ancora Reggiani, il pallone poi che arriva ancora completa, resto e tiro non va, rimbalzo Iacobù che sta facendo valere centimetri e chili sotto canestro. È questo qui, proprio il suo lavoro. Sottana, Sottana in penetrazione, Sottana, fallo subito. È stata Ercoli al suo secondo fallo appunto a commettere l'infrazione su il playmaker di Treviso alla seconda stagione con Schio, va a segno il primo libero. Siamo ad una manciata di secondi alla fine del primo quarto. Ancora Sottana, 2 su 2, 24, Schio 21. Lucca Reggiani prova il buzz beater del primo quarto, non va, quindi risultato al decimo e quindi al primo quarto, dice Fammi la Wuber Schio 24, Jesam Gas Lucca 21.
Secondo quarto della partita, seconda giornata di ritorno tra Famila Vuber Schio e Jesam Gas Lucca con Lucca sotto di 3 punti, 24 Schio, 21 Lucca in possesso palla, proprio le ospiti, il pallone che arriva sotto canestro per Kyla Pedersen che subisce il fallo, dunque andrà in lunetta. La giocatrice statunitense che ricorderanno sia i tifosi di Schio che i tifosi di Lucca nella partita di andata al Palatagliate. Intanto va a segno il primo dei due tiri liberi concessi proprio a Pedersen, 2 su 2, per cui 24-23. Nel dopogara ci fu questa foto scattata proprio da Pedersen con Cine Yogumike, entrambe universitarie di Stanford. Cine Yogumike, che come sapranno tutti gli appassionati di basket, ha patito un infortunio che l'ha costretta. Intanto il canestro ultra fortunato di Iva Sliskovic sulla sirena. Ferro tabella dentro e quindi compagne di università Pedersen e Ogumi, che ci fu questa cosa molto carina, molto divertente, e poi Ogumi che ha subito questi infortuni al ginocchio, per cui Schio non ha potuto più schierarla, era accreditata, ma i numeri delle sue prestazioni parlavano chiari. Valutazioni e score incredibili per la giocatrice americana in forza a Schio e sulla quale Schio contava moltissimo per la stagione. Intanto il tiro di Templari è decisamente corto e dunque poi l'arrivo di Isabel Iacobù, che è arrivata dalla Cina dopo una vicissitudine non da poco. La sua squadra, dopo un presunto torto subito dagli arbitri, non si è ripresentata in campo per disputare un overtime contro la squadra delle militari cinesi, e quindi la squadra è stata squalificata. Isabel è dovuta ritornare in Europa e, da quello che è raccontato anche su alcuni siti di informazione francesi, a quanto pare le sue compagne stanno subendo una sorta di rieducazione nei campi di lavoro in Cina. Questa è una situazione un po' nemmeno troppo simpatica da raccontare, però insomma, ecco, la cronaca dice che è così. Intanto qua si torna a giocare, 26 Schio, 23 Lucca, mi correggo, 29 Schio, 23 Lucca, dopo la tripla di Giorgia Sottana. A gestire il gioco di Lucca è Veronica Perini. Anche qui vale la pena di spendere due parole sul numero 5 di Luke. Intanto la tripla di Crippa non va, prova poi Perini a salvare la palla che dopo il rimbalzo è finita fuori dal campo. Perini arrivata direttamente dalla Spezia, quindi non troppi chilometri percorsi dalla giocatrice, ma con un po' di amaro in bocca, perché la Spezia, come saprete, intanto l'assist sotto canestro di Sottana per Zandarasini, la tripla di Anderson non va, rimbalzo che premia Schio. Dicevo, Perini che arriva dalla Spezia, la Spezia che, come abbiamo letto tutti quanti noi appassionati di basket, si è ritirata dal campionato, non si è presentata intanto in questa giornata di campionato, poi vedremo quali saranno le decisioni della FIP per una vicenda che sicuramente non fa bene allo sport in generale, in particolare al basket femminile. Intanto arriva il 31esimo punto di Schio con Isabel Iacobù, un contenzioso tra il presidente Brunetto e il comune. Va a segno Alice Richter, 31 Schio, 25 Lucca. E dunque, questo è quanto ci consegna la cronaca, diciamo, extrasportiva, sia dal lato di Schio sia dal lato di Lucca.
due punti segnati da Richter, al quale fa seguito Kayla Pedersen col 27esimo punto, quindi 31 schio, 27 Lucca con Jalen Anderson per Zandalasini, arresto e tiro del giovane talento in forza a schio. Abbiamo visto in basso a sinistra Miguel Mendez far segno al tavolo di un timeout, vediamo se lo confermerà. Crippa in penetrazione, Martina Crippa con grande coraggio, il tiro però di Perini non è fortunato, becca la parte esterna del tabellone. Non c'è il timeout di Schio, dunque 33-27 adesso per le Orange, padrone di casa. Lo scarico fuori, Crippa va per la tripla, sfortunata questa volta, la palla sembra poter andare dentro, poi primo e secondo ferro dicono di no al numero 14 di Lucca. Siamo ancora nella prima parte di questo secondo quarto, con Schio che però perde palla, si arrabbia Coach Mendez. Entrata anche Catherine Ress per Isabel Iacobù. Perini in posta per Crippa, ancora Crippa contro Zandalasini, fallo in attacco, crediamo di Richter. Eh sì, proprio Alice Richter, ex Ragusa, una stagione sfortunata la sua l'anno scorso, un brutto infortunio che l'ha costretta a lungo a stare fuori dai giochi. Intanto pressione a tutto campo di Lucca, vediamo se sortirà effetto la strategia di Coach Diamanti. Prende il fondo Zandalasini, si ferma, poi rotazione e canestro, 35-27. Con Lucca adesso che probabilmente proverà a fermare l'andamento di questa parte di gara, viene murata Crippa da Ares Sliskovic, il tiro di Anderson va a segno e Schio va in vantaggio in doppia cifra, 37-27, timeout chiamato dalla panchina di Lucca. Trentasette, ventisette il punteggio in questo secondo quarto, siamo a metà del secondo quarto tra Fammi la Wuber, Schio e Jesam Gas. Lucca Perini prende il blocco, va in penetrazione, scarica fuori per Crippa, la tripla comoda comoda, non è forse la migliore giornata di Martina Crippa questa per l'esterna di Lucca e della nazionale. Intanto una testata rimediata da Giorgia Sottana. Speriamo niente di grave, non ci sembra, giusto una contusione. Si provvede a far arrivare il medico e il massaggiatore.
Intanto introduciamo anche i temi di questa giornata più in generale. Questa è la giornata del derby veneto tra San Martino di Lupari e Reyer Venezia. Derby che sicuramente sentito ambedue le tifoserie. Napoli in cerca di fortuna a Cagliari. E poi per quanto riguarda le altre partite sicuramente di interesse, intanto il gioco di Schio, in qualche modo la palla arriva Gatti, prova la tripla, Anderson non va, rimbalzo Zandalasini, stoppata da Pedersen. Dicevamo le altre partite di interesse, Parma-Ragusa e poi lo scontro tra Orvieto e Triestina. Insomma, sei partite, come dicevamo, la Spezia non si presenterà sul campo di Umbertide. Una giornata interessantissima. Intanto intercetta la palla Anderson, che va a appoggiare comodamente la tabella. Più 12, Schio 39-27. Il parziale di 15-6. Deve fare qualcosa di più la squadra di Diamanti. Vuole evitare che Schio prenda il largo già in questo secondo quarto. Templari per Crippa, resta il tiro di Crippa, non va, rimbalzo Anderson, poi Gatti chiama il gioco, palla per Katrin Ress, lo scarico per Zandalasini, la tripla che va a segno e schizza più 15, Schio 42-27. Perini, ancora la palla intercettata per un attimo da Zandalasini, cambio, esce proprio Perini per Reggiani e poi Anderson per il capitano Orange, Masciadri anche, capitano della nazionale. Quindi ritorna a impostare il gioco di Lucca Erika Reggiani, palla toccata da una giocatrice di Schio, quindi rimessa per Lucca, pronta sul cubo del cambio per quanto riguarda la Jesam Gas Lucca Milic. Uscita Elisa Templari. Elisa Templari che nella passata stagione fu top scorer a proposito di La Spezia, ex Spezzina. Intanto forza il tiro Reggiani sulla sirena. Fu top scorer nell'unica sconfitta in regular season della Famila VBR Schio, quando giocò nella partita di andata alla Spezia. Fu un risultato, diciamo, clamoroso, perché non ci si aspettava ovviamente che le campionesse d'Italia potessero perdere alla Spezia, e proprio lei fu decisiva in quella vittoria della formazione allenata in quel momento da Loris Barbiero, che attualmente allena a Vicenza. E dunque questo un po' corsi e ricorsi nemmeno troppo remoti per quanto riguarda le giocatrici in campo. Pedersen per Reggiani ancora su di lei, Katrin Ress il mismatch, vediamo se lo sfrutta Reggiani, palla corta, poi il rimbalzo di Lucca, ancora un airball, prende la palla Zandalasini, prova il coast to coast, Zandalasini si ferma, aspetta l'arrivo di Gatti, ancora per Sliskovic, poi Giulia Gatti, ex Ragusa, il cambio di direzione di Zandalasini, il tiro e il fallo di Erika Reggiani, due giovanissimi talenti del basket italiano. E quindi Cecilia Zandalasini nelle ultime stagioni è cresciuta cestisticamente a Sesto San Giovanni, gloriosa squadra del GEAS,
che ha fatto crescere tanti talenti, l'ultimo proprio in ordine temporale Cecilia Zandalasini, che con un 1 su 2 porta il tabellone sul 43-27 più 16 Schio, partita che è ovviamente ancora lunghissima, ma Lucca ormai non segna da un po'. Il parziale finora di questo secondo quarto dice Schio 19, Lucca 6. Altra palla persa in attacco, apre le braccia Mirko Diamanti. Giulia Gatti prende il blocco di Ress, ancora Zliskovic, poi Mashadri per Macchi. C'era forse una linea di passaggio aperta per Mashadri sotto canestro, hanno preferito giocare ancora lontano dal canestro Schio. Vediamo il contropiede di Lucca di Pedersen, fermato da Katrin Ress. Proprio l'atleta Trentina che va a commettere il fallo sulla giocatrice statunitense. Vanno a confrontarsi Richter, o meglio, va a dire qualcosa Richter a Pedersen. Il primo libero va a segno. Vediamo per il secondo, 2 su 2. Dunque più 14 adesso il vantaggio di Schio con Mashadri, poi Macchi. Proprio Mashadri per Giulia Gatti, ancora per Zliskovic, la rotazione sul piede perno, 45-29 per Schio. Richter, Pedersen, sotto c'era forse Milic, ancora Lucca. Vediamo questo attacco. Richter e il fallo di Res, secondo fallo nel breve periodo, diciamo così, di Katrin Res. Rimessa Lucca, chiama lo schema ancora Erika Reggiani. Vediamo come si sviluppa questo attacco di Lucca con Martina Crippa. Non va, giornata negativa per Crippa. In possesso palla Giulia Gatti. Proprio se non vado errato, Gatti e Crippa sono state compagni di squadra proprio a Taranto nell'ultima stagione, prima che la società Crassina sparisse, ahinoi, dal palcoscenico cestistico italiano, lasciando un vuoto che poi è stato colmato proprio da Lucca, che ha giocato finali scudetto e finali di Coppa Italia con il Famila Wuber-Schio. Va a segno ancora Chiccamacchi, 47-29 per il Famila Wuber-Schio. Siamo agli sgoccioli di questo primo tempo con Lucca che sta per rimettere in gioco su Reggiani Jolene Henderson. Jolene Henderson, anche lei l'anno scorso una stagione sfortunatissima, poco prima dell'inizio del campionato, un brutto infortunio al ginocchio che l'ha costretta ad un intervento molto difficile. Intanto palla contesa, crediamo la palla sia di Schio. Mancano 16 secondi alla fine del primo tempo. Siamo a ridosso dell'intervallo lungo. Dicevo, Jolene Henderson in un amichevole pre-campionato l'anno scorso, un brutto infortunio con la Famila Wuber-Schio, poi ha stretto i denti fino a gennaio, quando poi
è arrivata un'altra straniera, Erlana Larkins, che i tifosi di Lucca ricorderanno, è stata un po', diciamo, protagonista a Lucca di un movimentato episodio durante le finali, durante i playoff scudetto. E poi quest'anno il ritorno in campo, e quindi anche qui grande forza di volontà per Anderson, che sta tornando la tiratrice mortifera che ha dato prova di essere nella prima parte di stagione che ha giocato l'anno scorso, appunto prima che subisse l'operazione. 16 secondi alla fine del primo tempo con Jalen Anderson, Schio che viaggia più 18, Giulia Gatti il palleggio ravvicinato con Macchi, lo scarico fuori per Anderson che va a dare conferma di quelle che sono state le mie parole. E dunque termina il secondo quarto, intervallo lungo. Il tabellone al Palacampagnolo dice Famila Vuberschio 49, Jesam Gas Lucca 29. Si torna a giocare qui al Palacampagnola di Schio, il secondo tempo tra Famila Vuber Schio e Jesam Gas Lucca. Il punteggio dei primi due quarti dice Schio 49, Lucca 29, quindi un più 20. E come abbiamo detto, Lucca dovrà fare qualcosa di più se non vuole che Schio metta il sigillo a questa gara. Vediamo come procede dunque con Reggiani. In penetrazione buona la prima scelta di Erika Reggiani in questo secondo tempo, per cui 49-31 con la firma della giovane giocatrice pesarese. Poi c'è il fallo di Martina Crippa su Isabel Iacobù. Questo è un mismatch bello e buono con Iacobù che stacca di parecchi centimetri proprio la giocatrice di Lucca. Il primo tiro è sbagliato di Anderson, poi il rimbalzo di Iacobù che mette il 51-31 per il Famila Vuber Schio. Il blocco non va di Pedersen per Gatti, riesce comunque a far girare la palla Reggiani, poi il tiro dalla media non va, rimbalzo Res che apre il gioco per Giulia Gatti, palla lunga per Macchi, poi la tiro, un piede dentro di Anderson, assist Macchi, canestro Anderson, 53-31 più 22, quindi si incrementa ulteriormente il vantaggio di
Schio Reggiani, il possesso di Lucca, il semigancio, diciamo così, il tiro non proprio esteticamente bellissimo di Milic, che comunque ha subito fallo, dunque andrà in lunetta. Va per il primo Milic, la parabola molto alta, la prima è stata chirurgica in precedenti due tiri dalla lunetta, anche questo qui è molto corto, quindi 0-2, punteggio che rimane invariato, più 22 Schio. Ancora Reggiani, la stoppata di Res è stata, bisogna dirlo, molto coraggiosa. Reggiani, Res ha tutta l'esperienza, i centimetri, le possibilità per stoppare sotto canestra. In ogni caso Reggiani, il passaggio per Crippa, resto e tiro dalla linea della carità, non va, proprio una giornata decisamente avversa a Crippa. Gatti sotto per Macchi, non era male l'intenzione per Jacobù, peccato che il centro francese non sia riuscita ad agganciare la palla, poi lo scarico di Crippa, la palla che finisce fuori, c'è il tocco da parte di una giocatrice di Schio, dunque rimessa per la Jesam Gas Lucca. Reggiani ancora in possesso, ancora Erika Reggiani, il duello fisico con Giulia Gatti, Pedersen, l'appoggio non va, ancora Gatti, sta giocando molto in velocità Schio in questo momento, ancora Henderson fa il 5, vince il duello con Templari e va al 55esimo punto per Schio. Crippa fuori, ancora il tiro è sfortunato questa volta Lucca, palla che ballonzola sulla circonferenza del ferro, più 24 Schio. Chiccamacchi in penetrazione, poi lo scarico sotto per Anderson, 57-31, e Chiccamacchi nelle ultime 4-5 azioni ha servito 4 assist, versione rifinitrice questa volta per la fuoriclasse di Schio. Templari esce dai blocchi, Milic, ancora Templari, il tiro questa volta va a segno, rompe il ghiaccio in questa partita. In qualche modo poi Res restituisce il favore Anderson a Chiccamacchi, che serve una sorta, prendetela con le molle, di alley-oop per Chiccamacchi. Dunque 59 Schio, 33 Lucca, adesso in possesso con Templari, il gioco falloso però di Jacobù su Milic. Terzo fallo per Isabel Jacobù e c'è un minuto di sospensione chiamato dal campo.
torna a giocare qui a Schio dopo un nuovo timeout chiamato dalla panchina di Lucca, più 26 Schio, 33 Lucca, 59 Famila con il possesso di Lucca. Templari prende il blocco di Milic, Templari, palla che esce, rimbalzo Iacobù, imposta per Gatti, la corsa sulla diagonale di Res, intanto macchia ancora per Katrin Res che va a segno, quindi 6-1, 3-3 a favore di Schio, ancora con Reggiani, sembra che la partita possa prendere una direzione precisa, intanto bello il canestro di grande personalità da parte di Reggiani che va così a mettere il suo sesto punto personale. Anderson prende due blocchi, poi scarica fuori per Macchi. Decide di non tirare, Macchi oggi è in versione rifinitrice. La numero 25 del Famila Wuberschio ha deciso che deve servire l'ultimo metro per le proprie compagne, l'ha già fatto più di qualche volta nel corso di questo terzo quarto per Anderson, ci ha provato adesso con Iacobù, vedremo a che numero di assist forniti arriverà Macchi. Intanto Reggiani, è entrata anche Laura Spreafico proprio per Macchi, il movimento da canestro di Milic non va, rimbalza ancora Lucca, ma il cronometro non si è azzerato un secondo sulla sirena. Il tiro di Milic non aveva toccato il ferro, per cui il cronometro non era ripartito dai canonici 24 secondi, ma era rimasto, aveva continuato la sua corsa verso lo zero. Dunque, Giulia Gatti, MVP italiana della scorsa stagione con la maglia di Ragusa. Ragusa che quest'anno sta marciando a ritmi infervorati. Solo vittorie per la squadra di coach Nino Molino, tre sconfitte per il Famila Wuberschio. Dobbiamo dare anche onore al merito alla Famila Wuberschio che gioca in una doppia competizione, che è impegnata in Eurolega, e dunque vedremo se poi Ragusa manterrà questo ritmo fino a fine stagione. Sicuramente ha un roster tale, passi intanto di Milic, ha un roster tale da poter quantomeno pensare di poter continuare con questa intensità. Intanto Sottana porta palla, poggia Sottana per Iacobù, fuori per Zandarasi, il controllo non è proprio dei più chirurgici. Il movimento di Iacobù era buono, nonostante le fattezze di Iacobù che incarna in pieno un 5. Non solo di grande acume tattico, ma di notevole mobilità, come avete potuto vedere. Riesce a girarsi molto bene sul piede perno e poi a trovare la conclusione. Conclusione che trova però Zandalasini, che mette il punto numero 63 per il Famila Wuber Schio. Quando siamo a ridosso del metà del terzo quarto, c'è qualcosa da ok, si riprende dunque a giocare con Reggiani. Ancora in possesso palla,
proprio lei ad impostare, sta per entrare nel pitturato, poi palla sotto fallo di Zliskovic su Pedersen. Più 28 per Schio, che ovviamente ha incanalato la partita nella direzione la quale voleva. Siamo a 3 minuti dalla chiusura del terzo quarto. 2 su 2, quindi 6-3, 3-7 a favore di Schio. Schio che sarà impegnata anche nella Final Four di Coppa Italia. Intanto la tripla di Sprefico che non va. Final Four di Coppa Italia, la serie è stata decretata sabato dal consiglio direttivo della Lega Basket femminile, e sarà di scena a Perugia, dove tra l'altro stessa Pamila Wuber e Schio, che all'epoca era però nel 2011 marchiata Emisfero Wuber e Schio, vinse contro la formazione di casa. E dunque si torna al Palevangelisti di Perugia per quella che sarà un'edizione interessantissima, con le altre tre finaliste, oltre a Schio, Ragusa, capolista in questo momento, San Martino e ovviamente Umbertide. Non è riuscita a centrare il quarto posto, a entrare comunque nelle prime quattro. Lucca che dunque mancherà, Lucca che è stata finalista nelle ultime due edizioni, sia quella giocata in casa, nella quale è stata sconfitta intanto il tiro sbagliato di Spreafico proprio dal Pamila Wuberschi, e poi l'anno scorso a Ragusa, dove prima ha superato a sorpresa, una grande prestazione di carattere, grinta, determinazione e tattica, forse quella che poteva essere la favorita. Intanto la tripla di Reggiani, 6-3-4-2 per Schio, diciamo quella che poteva essere la, che numero di Gatti, peccato, di Sottana, scusate. Essere la favorita, no? Visto l'ambiente caldo che ha trovato in casa la Passaracqua Ragusa, invece la sorpresa di quella Final Four, della Final Four dell'anno scorso, è stata proprio la vittoria in semifinale di Lucca contro Ragusa. Intanto 2 punti di Richter, 6-3-4-4, prova a ritornare in partita Lucca e chiama timeout prontamente Miguel Mendez. Ritorna a giocare qui a Schio con le Orange che conducono 6-3-4-4, Sottana per Zandalasini. Ancora il gioco di Schio in angolo, Sliskovic per Iacobù che si muove molto bene, 12 punti per lei, va a appoggiare delicatamente sotto canestro. Reggiani, viene intercettato però il suo passaggio da Zandalasini,
C'è un altro timeout chiamato da Coach Diamanti che ha diverse ragioni per non essere affatto contento finora dell'andamento della partita. Si riprende a giocare con Lucca in attacco, torna Perini a dettare tempi e geometrie del gioco di Lucca, Martina Crippa, ancora per la numero 13 Milic, ancora Crippa fuori per Richter e poi il tiro sulla sirena non va, è stata Pedersen a provare, Sottana. La play imbastisce l'attacco organizzato, ancora sotto per Iacobù, il taglio dentro di Zliskovic era stato molto buono, l'intenzione e anche l'esecuzione, peccato, forse una piccola deviazione che ha non ha permesso a Zliskovic di chiudere l'azione, comunque rimessa a schio. Ancora Iacobù, il gioco a due con Sottana. Ancora Iacobù e il fallo di Alice Richter. Quarto fallo per Richter. E sarà Iacobù a provare a incrementare ulteriormente il più 22 di Schio. In questo terzo quarto non va il primo tiro libero. Vediamo se c'è Lucca, da parte di Lucca la possibilità di andare a canestro. Finisce così il terzo parziale, quindi alla mezz'ora, diciamo così, il punteggio dice Schio 6-8, Famila, Jesam Gas Lucca 44. Grazie.
Ultimi 10 di gioco qui a Schio con il Famila Wuber Schio che conduce 6-8-4-4. C'è un fallo fischiato a Perini su Giorgia Sottana. Quindi si riparte sostanzialmente da dove era cominciato l'ultimo quarto. Sottana contro Perini in angolo, lasciata sola Anderson, giro di palla di Sottana per Zandalasini, il tiro, buona scelta di tiro, peccato non è stato premiante per il talento di Schio. Si gira Milic, va a segno 6-8-4-6. Sottana ancora lei a cercare di dare più continuità possibile agli attacchi di Schio, poi in qualche modo Zliskovic fa carambolare la palla sui piedi di un'avversaria e ha dunque continuare il possesso di Schio con Jacobu, servita da Anderson. Il raddoppio di Lucca è falloso, 7 fallo di Templari, dunque saranno 2 tiri liberi per Isabelle Jacobù. Abbiamo detto della Coppa Italia che si disputerà il 21-22 febbraio a Perugia. Un palio Evangelisti, un palazzetto molto bello, che riesce a ospitare un numero considerevole di pubblico, cosa invece che non è possibile a Umbertide. Intanto Perini prende il blocco di Milic, Crippa, che oggi è proprio così stregata. E il gioco in velocità di Schio con Zandalasini che serve l'assist del 70-46 a Zliskovic. Ancora Crippa in palleggio, perde poi palla. Zliskovic apre per Sottana che ha un assist molto buono a Jacobù. È stata poi così reattiva sul bellissimo assist di Sottana per Jacobù. Ecco, ormai la partita con Schio stabilmente a più 30. Lascia presupporre anche un po' dei cali di concentrazione, di attenzione, cosa che non bisognerebbe mai fare con le squadre allenate da Mirko Diamanti. Sono famose per giocare 40 minuti 40. Intanto va a segno Jacobù, primo tiro libero, va per il secondo, 7-2 4-6. Sono 26 i punti di vantaggio di Schio su Lucca. Templari per Crippa, il gioco sotto, poi fuori ancora Perini. Perini prende il blocco, prova a superare il muro orange che le si era parato davanti, formato da Sottana e Jacobù. Templari per Milic, ancora Templari, vediamo se pensa alla tripla, no, non è così, viene fuori dal blocco Anderson, ancora Templari, il tiro di Lucca non prende niente, ancora una volta sulla sirena e dunque possesso Schio con Sottana. Giorgia Sottana in bastire questo ennesimo attacco di Schio, il fallo di Templari, forse
aspettava uno sfondamento la giocatrice. Sliskovic non realizza, dunque si rimane sul punteggio con Lucca adesso in attacco. Perini prova la penetrazione, va a segno, arriva a quota 48. Lucca, c'è un fallo tecnico fischiato a Coach Diamanti, forse qualche parola di troppo. Per il tecnico di Lucca. E quindi realizza Schio e può andare a un nuovo possesso. Esce Sottana, rientra Giulia Gatti. Anche un po' di sfortuna per la Jason Gas Lucca, probabilmente qualche problema per Complet che non è più rientrata da un certo punto in poi della partita. Intanto Jacobù, vedete come si svita molto bene, va ancora a segno. Schio che ormai ha decisamente chiuso il match. Mancano ancora 6 minuti abbondanti di gioco, ma ha stabilmente a più 30 per la formazione di Mendez. Intanto il tiro di Jacobù va ancora a segno. E proprio Jacobù raggiunge 21 punti, per cui la prestazione è molto positiva per Isabel Jacobù. Seconda stagione per lei qui in Italia, fu a Schio proprio nel 2011, l'abbiamo raccontato poco fa. Sbaglia, intanto si ferma sul ferro. Dopo per lei una serie notevolissima di successi, ha vinto l'Eurolega e la Coppa del Re in Spagna con Valencia, in una Final Eight di Istanbul alla quale ha partecipato proprio anche il Famila Vuber Schio. È andato a giocare poi dopo Valencia, che è scomparsa nella stagione successiva, è andato a giocare a Mosca, anche lì una Final Eight con lo Spartak in quel di Ekaterinburg. Poi la presenza nella scorsa stagione a Fenerbahce, uno dei top team mondiali di basket. Intanto altri 2 punti di Templari, ha raggiunto la finale nella scorsa stagione con la maglia giallo-blu, poi la sconfitta questa sì clamorosa contro il Galatasaray, che sicuramente è una squadra di grandissima caratura e tradizione, ma nella scorsa stagione Fenerbahce aveva quasi un dream team paragonabile a Ekaterinburg. Intanto la tripla di Lucca, si arrabbia moltissimo Miguel Mendez che non vuole nessun tipo di distrazione. Giulia Gatti prova la percussione, prende il blocco di Sliskovic, sprea fico, il suo pallone è toccato da Pedersen, rientra in possesso palla proprio Lucca. E
un fallo fischiato a Schio. Sono pronte sul cubo del cambio due giocatrici Orange, escono Iacobù e Res, entrano, scusate, escono Iacobù e Zandarasini, entrano Masciadri e Res. Rimessa per Lucca, il tiro però non dà il minimo dell'esito sperato, intanto poi prova la tripla in qualche modo Templari, anche qui grande coraggio e soprattutto precisione, visto che la tripla va a segno. Ancora Schio con Spreafico, Masciadri. Su di lei Martina Crippa, bello questo duello Crippa Masciadri, due giocatrici che sono affrontate spesso anche in finali importanti e che poi si ritrovano in maglia azzurra, così come Spreafico, così come Sottana, Zandarasini. E vedremo quelle che poi che saranno le futuribili maglia azzurra, abbiamo già detto di Ercoli, vedremo se anche il talento di Reggiani verrà premiato con una convocazione. Nazionale italiana che sarà di scena agli europei di Romania e Ungheria e che quindi proprio qua a Schio ha cominciato questo percorso in vista della massima competizione continentale per squadre nazionali. Gatti apre in angolo, non prende la palla però Zliskovic, anche per effetto dell'intervento di Pedersen. Reggiani intanto se ne va, prende il piazzato, va a segno Erika Reggiani. Vedete, Miguel Mendez, come tutti gli allenatori, non è mai eccessivamente soddisfatto. Res ancora per Zliskovic, il gioco fuori, poi ancora di Schio, Zliskovic sotto canestro, fallo e canestro, fallo di... È stata Elisa Ercoli a commettere fallo, mandando in lunetta Iva Zliskovic. Tredicesimo punto per Zliskovic con il tiro supplementare dopo il canestro. Reggiani ancora in gioco con Ercoli, non riesce ad apportare il blocco che vuole. E poi ancora Reggiani, doppio. Ha interrotto il palleggio Reggiani, poi l'ha ripreso. Siamo davvero agli sgoccioli di questa partita che il Famila Wuber Schio si aggiudica in maniera netta, decisa, convincente e dunque può continuare il proprio percorso. Intanto la tripla di Masciadri, mancano 30 secondi, poco più, alla fine del match per Lucca. Una sconfitta un po' pesante, potrà e dovrà rifarsi la settimana prossima quando al Palatagliate arriverà la Ceprini Costruzioni Orvieto, che ha vinto questo turno contro la Triestina, quindi sarà un Orvieto sicuramente carico. Vedremo quello che sarà il destino per la terza giornata di ritorno, nel quale Famila Wuber Schio andrà a giocare a Trieste in questo strano incrocio, visto che Triestina appunto ha giocato contro Orvieto, per cui c'è questo strano scambio di avversari. Il canestro di Pedersen, che crediamo sia l'unica ultima azione, no, chiama il gioco Gatti, il pallone sotto, poi recupera Crippa, Templari ancora per questi ultimi frangenti, poi sarà tempo di salutarsi e di mandare in archivio questa giornata di campionato. L'ultimo tiro di Templari non dà
non va a segno, quindi c'è ancora un po' di tempo per chiudere la partita con Spreatico, Masciadri in piedi, il pubblico di Schio che applaude le proprie beniamine. Il tiro sbagliato di Gatti, rimbalzo Reggiani e quindi si chiude qua questa partita. Il finale dice Famila Wuber Schio 92, Jesam Gaslucca 59. Per questa partita è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima partita.